Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Voglio cominciare prima nel salutare dei ragazzi che mi hanno visto oggi all'Istituto Lombardi di Airola. Ciao ragazzi, e quindi adesso sigla. Allora, oggi parleremo di tre modifiche che ho effettuato alla mia stampante Leo C8. Tre modifiche molto importanti che mi hanno risolto anche dei problemi di stampa e di rumore. Passiamo prima alla prima modifica. La prima modifica che ho effettuato è quello del portabobine. Quello in pratica, quello che mi aveva dato in dotazione non aveva un cuscinetto, quindi il motorino faceva fatica quando tirava il filamento. Questa dava uno stress quando andava a distribuire all'interno dell'ugello la quantità di plastica di PLA o comunque anche di ABS sopra il modello. Infatti, in un modellino che ho stampato si vede praticamente che la plastica è distribuita male. Non ho la possibilità di fare delle fotografie, spero che possa trovare qualcuno che mi dia una mano a fare le foto su questi oggetti, perché con il telefonino non riesco a far vedere praticamente la risoluzione della stampa. E questa è la prima modifica. Ovviamente questo pezzo l'ho dovuto modificare in base alle mie necessità. I cuscinetti che ho utilizzato sono più grandi rispetto a quello che era il progetto iniziale. Ho modificato questo progetto e vi metterò il link a questo progetto se volete portarvelo in stampa. Potete osservare anche nelle foto come sia anche esteticamente carino. Infatti c'era anche un altro modellino che si poteva utilizzare, ho preferito questo qua perché avendo questi fori qua sotto la superficie risparmio anche il PLA. L'altra modifica che ho portato è questo qui, il tappo sopra l'estrusore. È importante perché normalmente per liberare il filamento bisogna premere sopra l'estrusore e tirare via il filamento per cambiare magari con l'ABS o con un altro colore. Il problema è che è una vite quello lì sopra le strutture e spesso e volentieri mi sono stressato il dito nel fare questa cosa, anzi più di una volta mi sono anche fatto male, perché poi bisogna premere forte con le strutture caldo e a volte è capitato che ho urtato contro le strutture e mi sono anche scottato. Infatti qua si vede, non so se si vede nella camera, c'ho anche ancora come si dice? Mi viene in mente. La scottatura. C'è ancora la scottatura. Detto questo, ho cercato su internet vari tappi per fare questo lavoro. Il più carino è questo qui perché ha una bella forma che assomiglia quasi a una maniglia e ho utilizzato questo qui. Anche questo metterò in descrizione come link. L'altra modifica, una modifica molto importante, è questa qui. Il sistema di raffreddamento del filamento mentre va a depositarsi. Perché è importante? Con questo tipo qui di strumento qui, che quello lì originale era una specie di beccuccio, questo qui invece è semicircolare. Con questo qui ho risolto un bel po' di problemi, non solo nel raffreddare il filamento, ma anche sul rumore. In effetti, come potete vedere da questa altra immagine, grazie a un fonometro che io ho in dotazione sul mio telefonino, non è proprio professionale, ma comunque si presta al suo uso, sono riuscito a vedere il livello di rumorosità di prima e dopo la modifica. Prima avevo un livello medio di 55 decibel, dopo aver fatto la modifica sono riuscito a scendere a 52,8. Praticamente ho abbattuto 3 decibel. Non sembrano niente, ma comunque già un buon inizio per eliminare questi rumori della stampante. Poi più avanti applicherò ulteriori modifiche per abbassare ancora di più i rumori della stampante. Quindi di questo oggetto qui io ho utilizzato questo modello semicircolare. Esiste anche quello circolare, ma non l'ho voluto stampare perché sinceramente non mi sembra che sia proprio funzionale, perché la pressione d'aria prodotta da questo tipo di ventola è insufficiente per distribuire
l'aria all'interno di tutto il cerchio. Quindi questo qua semicircolare lo vedo più idoneo e funzionale. Osservate bene la foto, io ho fatto l'errore che pensavo che andasse all'interno della ventola, invece va all'esterno. Dovete svitare leggermente la ventola, infilare questo qui e poi riavvitare, in questo modo si blocca e si serra. Quindi a questo punto vi lascio al prossimo video, dove vi mostrerò le altre modifiche che ho effettuato per migliorare la stampante. Il rumore che state sentendo, perché sto stampando un giochino per il mio gatto. Se riesco, magari faccio anche il video, faccio vedere come si diverte con questo giochino qua. Quindi arrivederci, vi raccomando un like, iscrivetevi a questo canale e invitate anche gli altri a iscrivervi. Buona giornata.